Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, oggi volevo fare un video sul Flubber Soap, nel senso quel sapone che sembra quasi fungo, slime, diciamo, che si fa con la maizena e con il sapone che avete in casa, o per le mani o bagno schiuma. Prima però volevo farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto di recente. Allora, da Tiger ho comprato queste matitine, così, con questi zuccheri canditi, diciamo, e sono 12 matite e le ho pagate 2 euro, e sono molto carine. Se vi piace questo tema, andate da Tiger, perché ultimamente hanno tutte quante cose a tema gelatoso, dolcioso, e sono tutte molto carine. Poi ho preso sempre da Tiger, finalmente, questo coltellino da hobbistica, insomma, per ritagliare il fumo. L'ho pagato soltanto 3 euro e ha anche 6 lame di qua di ricambio. Quindi se vi serve un cutter di ricambio, da Tiger hanno questo e io credo sia molto buono. Poi da AliExpress ho comprato un mese fa, anche di più, questo Tsum Tsum di tristezza. Questo qui. E l'ho pagato, mi sembra, 2 euro, veramente poco. E poi per regalo mi hanno fatto, il mio ragazzo mi ha regalato per il compleanno, e altri Tsum Tsum, che sono, allora, Minù, che io adoro, anche perché ho un gatto simile a questo pupazzetto, quindi mi piace ancora di più. Eccola qui. Poi mi ha regalato Paverino, che è una cosa troppo dolce, cioè è bellissimo, secondo me è quello più tenero di tutta quanta la serie, forse è questi hanno il marchio qui, è veramente qualcosa di troppo bello, guarda che musino. Poi mi ha regalato Dumbo, altro che adoro, eccolo qui, con il cappellino. E infine mi ha regalato Minnie, che è carinissima. Eccola qui, con la gonnellina, la codina. Poi, sempre su AliExpress, ho acquistato questo pupazzo di Baymax. E io sinceramente pensavo fosse più grande, in realtà è abbastanza piccino. In effetti dovevo intuirlo perché l'ho pagato poco, presso a poco, su per giù, sui 3 euro, mi sembra, una cosa del genere. Ok ragazzi, questo era tutto e io vi voglio ricordare, per chi non lo sapesse, che appunto c'è un contest aperto sul mio canale, per i miei 300 iscritti, e se volete vi invito a partecipare, è un piacere. Vi mando un bacio grande e vi lascio al video, ciao! Allora, ci servirà innanzitutto del sapone, io ho preso questo bagno schiuma, poi della maizena o amido di mais, una ciotola per mischiare il tutto e una spatolina, e dell'olio di oliva, nel caso in cui, olio comunque che usate per cucinare, nel caso in cui il composto dovesse risultare troppo, non so, farinoso, diciamo, ecco. Io ne faccio poco, tanto per vedere se funziona. Allora, una volta messo il sapone, andiamo a mettere la maizena. Così, ne metto poco alla volta e mischio. Mi sono dimenticata di dire che ovviamente potete aggiungere del colorante alimentare nel caso in cui evitate di rendere appunto il vostro sapone colorato. Io ho questo qui rosso, aggiungo una goccetta, sì, altrimenti sembra l'impasto del pane. Ecco, ora sembra sangue, madonna, un po' inquietante.
Ok, aggiungo altra maizena, c'è un vento spaventoso. Ok, visto che con la spatola non riesco più a maneggiarlo bene, proverò a fare con le mani. Ok, tinge un po' le mani il colorante in effetti. Però non vi preoccupate perché una volta, spero che andremo a lavarci le mani, verrà via. Ok, non so quale sia precisamente la consistenza da raggiungere, ma credo che sia questa, una specie di gomma da masticare, appunto, non so. Vedete, molto, non appiccica più come prima. Molto carino. Ecco qui. Adesso andiamo a vedere se effettivamente funziona come sapone. Ok, siamo in bagno, allora prendiamo un pezzettino di sapone e andiamo ad aprire l'acqua. E effettivamente, come potete vedere, funziona come sapone. Non so perché il colorante alimentare tinge così, nel video dell'altra ragazza non era così, come dire, colorato, ecco.